Amici telespettatori, benvenuti ancora una volta sul TG Tour di 5 Stelle Sardegna. Antonio Lai è colui che vi dà il benvenuto insieme al professor Angelo Pili. Professore, com'è andato il weekend? È andato benissimo, abbiamo visitato Aubosa e siamo, come posso dire, insieme con voi. Lo sa perfettamente, caro professor Pili, che ci ha costretto a sostituirla con la grande Kevin Lai, che è stato molto, molto contento di vestire i suoi panni in assenza. Mi fa piacere perché è un grande giornalista. È un giovane promettente. Signori, oggi il martedì il trucco nel pallone riguarda il rientro del campionato, siamo già alla seconda giornata, quindi si parla di calcio mercato e di pronostici. Ce ne parlerà molto sapientemente la nostra Valentina Ligas durante tutta la puntata. Sapete benissimo che durante il campionato noi dedichiamo, come abbiamo già fatto in passato per il campionato degli europei di calcio, quest'anno è dedicato appunto al trucco nel pallone, però ci rivediamo fra soli 20 secondi di pubblicità. Per mantenere i livelli di rendimento iniziale, gli impianti fotovoltaici hanno necessità di manutenzione e pulizia costante. Lisa Service di Flavio Trincas è lo specialista nella pulizia di impianti fotovoltaici. Aumenta la resa del tuo impianto anche del 30%. Lisa Service di Flavio Trincas. Non soffriamo di vertigini. Sono curioso di vedere questo trucco nel pallone di Valentina Ligas, anche perché si parla certamente del Cagliari, ma si parla di tutto quello che riguarda il nostro calcio, esatto. Sport nazionale, sport italico. È vero, tutti i tifosi della Juve, tutti quelli del Milan, soprattutto del Cagliari, che ha visto una sconfitta e un pareggio, l'ultima esperienza contro l'Atalanta, che tra l'altro molto curiosamente su Facebook girava il pronostico Cagliari-Atalanta, quindi erano, diciamo così, abbreviati CAG ATA, quindi praticamente questo pareggio è stata una cagata. Professor Pili, vediamo il trucco nel pallone con Valentina Ligas. Gentili telespettatori, benvenuti al Trucco nel pallone, la rubrica del TG Tour che parla dello sport più amato dagli italiani, il calcio. Se vi ricordate, ci eravamo lasciati circa un mese fa parlando di quella piccola parentesi di Euro 2012, dove insieme abbiamo seguito l'Italia di Cesare Prandelli, l'abbiamo tifata sino ad arrivare in finale che purtroppo non è stata delle migliori. Abbiamo perso per 4-0 contro la Spagna, ma ci siamo aggiudicati il titolo di vice campioni d'Europa, che, visto quelle che erano le premesse, tutto sommato è andata bene alla nostra nazionale. Il campionato di Serie A è ripartito circa 2 settimane fa e noi siamo qui per iniziare a parlarne, non solo per parlare di alcune curiosità del campionato italiano e anche dei campionati esteri, del campionato francese, dove sono presenti alcuni piccoli ritagli del calcio italiano. Pensiamo ad Ancelotti, che è l'allenatore del PSG, dove lì è andato a incontrare altri due milanisti come lui, ex Milan. Ibrahimovic e Thiago Silva, due nuovi acquisti portati da un ex dirigente sempre rossonero, Leonardo. Quindi andremo a vedere il calcio francese, anche il calcio spagnolo, Bundesliga, Premier. E vi preannuncio che le prossime puntate vorrei non condurle da sola, qui da sola a parlare di calcio, io con i miei bei fiori e il mio computer pochino mi annoio, vorrei a fianco a me dei tifosi imparziali, ma perché no anche dei tifosi faziosi, quindi vorrei tifosi delle big, del Milan, della Juventus, del Napoli, della Roma e anche qualche tifoso casteddaio. Mi raccomando, casteddai, accorrete, io vi accoglierò, non so se qui o in un'altra location, ma insieme parleremo di calcio, vorrò sentire i vostri pareri. Già che ci siamo, comunque in questa puntata di preambolo, questa puntata in cui iniziamo ad addentrarci in quella che sarà la Serie A, facciamo anche noi delle piccole premesse e dei pronostici. Non so voi come la vediate, ma già si è parlato tanto nei vari media e si dice che la Juventus è pronosticata per lo scudetto. Io sì, ovviamente la pronostico per lo scudetto, in quanto è la squadra più forte, si è rinforzata, sono arrivati Asamoah e Isla, che sono stati due begli innesti presi dall'Udinese, ma io
penso anche al Napoli e la Roma, che mi ricordano la Juventus dello scorso anno. Napoli e Roma non sono distratte dall'Europa, a parte il Napoli in Europa League, ma non ha la Champions, e mi ricordano tanto la Juventus. Hanno fame, hanno voglia di vincere. Il Napoli sarà traghettato da un immenso Cavani, che abbiamo già visto in queste prime giornate fare faville, e la Roma, attorno ad essa c'è l'entusiasmo dei tifosi, c'è stato un boom di abbonamenti in virtù del fatto che è tornato l'amatissimo allenatore Zeman. Parliamo di quello che è stato il calciomercato delle squadre italiane, un calciomercato all'insegna del risparmio, che ha deluso un po' tanti tifosi, perché ahimè, ad esempio, una squadra come il Milan, una delle più titolate al mondo, come dice la dirigenza, che perde due top player come Thiago Silva e Ibrahimovic, a livello di calcio in senso tecnico sono due grosse perdite. Poi, se andiamo a vedere invece a livello finanziario, è un movimento incredibile. Il Milan guadagna 64 milioni. Pensiamo che Thiago Silva era stato comprato a 20 milioni, quindi venduto poi a oltre una quarantina di milioni di euro. Che dire, insomma, è un bel affare, perché si è guadagnato circa il doppio. Non solo, al Milan sono andati via tanti senatori come Gattuso, come Seedorf, è rimasto il solo Ambrosini della vecchia guardia, tant'è che si è parlato un po' di uno spogliatoio che non era più uno spogliatoio dello stile Milan, uno spogliatoio un po' sfasciato. Ma sul finire del mercato è arrivato last minute De Jong, un po' come lo scorso anno Nocerino. I tifosi milanisti sperano che il rendimento possa essere lo stesso. Lui dovrebbe essere un po' la figura che va a sostituire Van Bommel, che di recente era l'anima del Milan, aveva preso il posto di Pirlo. Pirlo che è diventato colui che dette i tempi e tutte le manovre offensive e difensive della Juventus. Ormai è diventato un giocatore imprescindibile della vecchia signora. C'è tanta curiosità per la Juventus, soprattutto in Europa. Molte squadre internazionali la temono, in primis il Chelsea, che la avrà in Champions League nel suo girone. Anche Ancelotti ha detto di temere la Juventus stessa. Il Milan invece perde un briciolo di esperienza, visto che ha puntato su dei giocatori che sono per lo più giovani, quindi manca quel po' appunto di esperienza. Però comunque stiamo a vedere come si comporteranno le uniche due italiane rimaste in Champions, perché come sappiamo invece l'Udinese è uscita nuovamente dalla fase di qualificazione, ancora prima di entrare nei gironi. Ma torniamo al calciomercato. È stato un calciomercato che ha seguito un po' la via del cosiddetto ritorno. Tanti giocatori che sono tornati nelle loro vecchie squadre a cui erano affezionati. Pensiamo a Toni, che è tornato alla Fiorentina, o a Borriello, che è tornato in una piazza come quella del Genoa, dove era amatissimo, forse l'unica piazza in cui è stato davvero amato. Per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, bene l'arrivo di Asamoah e Isla, due centrocampisti perno dell'Udinese di Guidolin, possono essere molto utili alla Juventus. Asamoah ha già fatto vedere cose belle, soprattutto nella prima partita di campionato. Invece, per quanto riguarda questo famoso top player, l'uomo lì davanti che avrebbe dovuto affiancare Vucinic, ok, è arrivato Giovinco, ma i tifosi si aspettavano un nome importante, un nome come Van Persie, che è andato a giocare allo United, o un Llorente, o un Agüero della situazione, un Dzeko, ma di fatto è arrivato questo giocatore dell'Arsenal, Brentford. Aspettiamo di vederlo bene all'opera. Per ora io l'ho solo visto arrivare a Torino così vestito un po', mi sembrava quasi un attore, sembrava, no, ce l'avete presente, Edward McGregor. Qualche piccola somiglianza c'è.
Invece per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, il Napoli ha perso sì la Vezzi, che adesso gioca al PSG, il PSG di Ancelotti, però è tornato a casa un giocatore davvero forte che ha fatto faville in Serie B, ovvero Insigne, e penso che farà vedere tante belle cose anche in questo campionato. Il Napoli tra l'altro è partito alla grande con un Hamsik in grande spolvero e anche Cavani sembra più che mai motivato. Ma io qui mi sbilancio e vi dico che il colpo, il vero colpo di calciomercato è stato Zeman alla Roma. Mi permetto di affiancarlo a Mattia Destro, che anche lui penso farà belle cose, un centravanti molto molto promettente. Quindi il calciomercato italiano rispecchia un po' quella che è la situazione dell'Italia in questo momento, una situazione di crisi economica dove stiamo cercando di risvegliarci anche nel calcio, una fase di transizione dove si punta tanto sui giovani e si spera di trovare dei nuovi talenti. Rivolgendo lo sguardo nuovamente a quello che è il campionato italiano, andiamo a guardare quelle che sono le squadre, saranno le squadre più promettenti. Abbiamo parlato già di Juventus, abbiamo parlato anche grosso modo di Milan, Napoli e Roma. Anche lo scambio Cassano-Pazzini tra Milan e Inter agevolerà, io credo, entrambe le squadre. Pazzini servirà tanto al Milan in quanto ha perso un uomo d'area come Ibrahimovic, sono due giocatori completamente diversi, ma Pazzini è uno che la sa buttare dentro. Allo stesso modo Cassano potrà dare quel tocco di fantasia in più all'Inter. Le due milanesi onestamente le trovo un gradino sotto Juventus e le due anti-Juve Napoli e Roma, perché si tratta, sembrano in una fase di ricostruzione, una sorta di anno zero per le due squadre. Anche l'Inter, come lo scorso anno, ha ceduto un pezzo importante, ha ceduto Maicon, lo scorso anno aveva ceduto Eto'o, e anche l'Inter stessa sembra non avere una vera e propria anima, sembra non avere una grinta, così come abbiamo visto nell'ultima partita contro la Roma, dove la Roma è stata a dir poco spettacolare. Io direi anche, rivolgiamo uno sguardo alla Fiorentina, la Fiorentina di Jovetic, dove il piccoletto sta sempre più crescendo, e quest'anno sarà lui a prendere in mano la Fiorentina. Il suo allenatore è Montella, un grandissimo allenatore, e farà grandi cose. Tanti allenatori già li conosciamo, come Colantuono, come anche il nostro Ficcadenti del Cagliari. Il Cagliari che ha iniziato male nella prima giornata con una story purtroppo inguardabile, si è riscattato nella seconda giornata contro l'Atalanta, dove in estremis ha agguantato il pareggio. Ma questo portiere dell'Atalanta, una cosa incredibile, mostruoso, ci ha parato due rigori consigli. Visto che ci siamo e siamo in chiusura, parliamo di qualche piccola curiosità. È arrivato in Italia un nuovo Balotelli, ce ne eravamo sbarazzati qualche anno fa, lo abbiamo destinato al City, e ora è tornato in Italia anche lui, fa l'attaccante, si chiama Niang, è il centravanti del Milan. Hanno detto così i media che si tratta di un nuovo Balotelli, perché è stato pescato, udite udite, mentre guidava con la sua macchina in vicinanza di Milanello. È stato fermato dalla polizia, che al momento di chiedergli il suo passaporto ha detto io sono Traoré, si è spacciato per il centrocampista, un neoacquisto del Milan. Ecco, voi direte, perché cambiare identità, perché spacciarsi per un'altra persona? Ebbene, perché il piccolo Niang ha, udite udite, 17 anni, quindi non poteva guidare. E questa cosa ha fatto tanto sorridere un po' tutti. Dopo questa piccola chicca di curiosità, io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata del Trucco nel Pallone. Mi raccomando, la prossima volta voglio vedere al mio fianco dei tifosi. Vi lascio il mio numero, contattatemi pure in maniera da prenotarvi. Il mio numero è 377 31 90071, oppure scrivete a redazione Ligas Valentina, tutto attaccato,
quindi redazione ligasvalentina@hotmail.com. Quindi vi aspetto, ragazzi, allora alla prossima puntata. Un saluto a tutti, grazie mille per l'ascolto. Per voi, Valentina Ligas. Pochi istanti, caro professore, ci rimangono per significare ai nostri telespettatori il momento tanto atteso del gossip. Come si chiama da noi il gossip? Bocca e zappolo! Il gossip di casa nostra. Vediamo subito dalle pagine del nostro tablet o dal Corriere della Sera, andiamo a pescare Tukur, Aida Jespica a passeggio con la sorella. Professore, quando si dice saluto ma sorreta a Napoli, se uno si rivolge ad Aida Jespica, eccola qua, la sorella di Aida Jespica, cioè il soggetto a cui rivolgete le vostre attenzioni, è questa signora qua. Facciamola vedere? Facciamola vedere, facciamola. Sempre metodi altamente tecnologici nostri. Oh, sì, anche la se sorella. Bisogna dire che è passata l'estate, certamente adesso siamo di rientro, ma anche ecco. Lei come... ogni persona normale va a passeggio con la sorella. Beh, bella ragazza, eh? Adesso io non ho capito se è lei o la sorella. Comunque, Beata e loro vanno a fare shopping, ecco, in via Monte Napoleone. Noi ci siamo stati. Sì, noi siamo stati, si ricorda, via Monte Napoleone. E il pregio della tua città. Si ricorda, abbiamo consumato anche un caffè da Nicola, anzi da Niccolò. Ecco qua, andiamo avanti. Pamela Anderson in ciabatte a Ballando con le Stelle. Ed è proprio di stelle che si tratta, una stella del cinema, diciamo così, del passato, non tanto alta, però in ciabatte corre a... Ecco, è adesso questa stella. Sarebbe la famosa Baywatch. Baywatch! Vi ricordate, amici, vi ricordate, amici, quella... trasmissione by watch. Pamela Anderson era quella che non affondava mai. Non la dava mai. Non affondava perché aveva i gommoni. Due gommoni, silicone puro. Silicone, ed è a queste persone che si rivolge la trasmissione di Ballando con le Stelle, che quest'anno, se non sbaglio, è condotta dalla Clerici. Qualcosa del... Vabbè, sì, vedremo. Sì, sì, vedremo un po' i pettegolezzi, esatto, certamente di questa... di questi media, di questi, soprattutto di questi mesi adesso invernali, autunnali, che si presentano meravigliosamente. E a tutti i nostri telespettatori non ci resta che dare appuntamento a domani sul TG Tour. Ragazzi, non perdetevi queste puntate di questo telegiornale così frizzante, così ironico. Ma giusto? Lo diciamo, avviciniamo, lo diciamo, state incollati con noi al teleschermo. Insomma, ragazzi, a domani.